Oggi in Piazza di Vittorio doveva esserci la musica, invece? Invece non c'è perché i vigili hanno dato che non ha dato il permesso di chiudere la viabilità. Quando vi hanno avvisata? Io non ho saputo niente, ho saputo dagli altri negozianti. Cioè, quindi non sono venuti da voi ad avvisare? A me no, come officina della moda, dopo non so, oggi... gli altri negozi, io l'ho saputo ieri dal casalino. Ma voi poi oggi pensavate ci fosse qualcosa? Sì, te lo lì al volantino dice che c'è in piazza, ci c'erano... E domani tenete aperto? Sì. Nonostante non Nonostante non ci sia. Sì. E la cosa, non so, avete chiesto al comune, avete chiesto al sindaco? No, sono sito Marlene oggi, ha detto che ha scritto al sindaco per avere qualche motivazione, che mi ha detto prima alle tre. Poi... Oggi Piazza Vittoria doveva essere chiusa con un piccolo concerto, invece non ha fatto nulla. Sapevate qualcosa? No, non sapevamo niente, le uniche notizie che abbiamo avute sono state praticamente giovedì sera. Che vi hanno detto? Ci hanno detto che qui per causa della viabilità non avrebbero fatto nulla. Mentre quando c'è... Ci hanno avvisati che non avrebbero fatto nulla il giovedì sera praticamente. La Proloco? E non so se la Proloco chi per essi, però noi abbiamo avuto un tantan degli altri negozianti dicendoci che praticamente qui sarebbe stata lasciata fuori da tutto. E la cosa vi disturba? No, la cosa, allora io parlo personalmente, non parlo per gli altri perché darei un giudizio che magari non riguarda il pensiero di altri, però sinceramente io ho 7 anni che sono un operatore di Merate ed è 7 anni che questa piazza, nonostante sia la più vecchia, la più carina e tutto quello che si vuole, isolata completamente da tutto quello che fanno Merate. E diciamo, quindi ci ho fatto l'abitudine. Certo, ma avete convivo con quello che mi resta da convivere. Avete chiesto al comune? Allora, io più che essere arrabbiata per il fatto che non abbiano fatto nulla in piazza, in questo momento sono arrabbiata perché... mi sembra di essere sulla Valassina, è da 1:30 che le macchine passano ininterrottamente senza fermarsi, nonostante i vigili c'è un caos pazzesco, oltretutto la gente non riesce a fermarsi neanche davanti alle vetrine perché ha paura ad attraversare. Il fatto però che non ci sia nulla, che siate tagliati fuori, mentre avrebbero dovuto mettere... Beh, sicuramente questa cosa qui ci spiace, perché per la prima volta c'erano delle belle manifestazioni in Piazza Vittoria. Purtroppo. Ma vi hanno avvisato in tempo? Vi hanno detto no, qualcosa? No, siamo stati avvisati giovedì sera, forse, e ieri pomeriggio abbiamo avuto la conferma che tutto è saltato. Da chi? Allora, l'assessore al commercio. Solo lui, diciamo, vi ha detto che... Ma anche è il presidente della Proloco. Motivazione? Motivazione, la Proloco non aveva i permessi per poter fare, diciamo, questa manifestazione in piazza. E il comandante dei vigili ritiene non fosse il caso di chiudere la piazza perché c'è chiusa. Abbiamo saputo il venerdì che la strada sarebbe stata chiusa, per cui non lo so, è una strada molto trafficata e vanno velocemente. Per questo evento si pensava che per questo evento la strada fosse chiusa, ma probabilmente per problemi, non so, di origine, penso, di sicurezza. L'ha lasciata aperta e qui le macchine passano velocemente. E per voi è un danno ovviamente come negozio? Oggi ci ha portato meno gente perché probabilmente si indirizzavano tutti sulla piazza.